Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti su Super Track. No, non state leggendo male, non è Super Hot, non è Cluster Track, è il figlio della loro maledetta e malata unione. Oh mio Dio, hanno unito questi due giochi, non ci credo. Praticamente le regole sono molto simili ai due giochi. Dovete fare sempre parkour sui camion, ma il tempo si muove solamente quando io mi muovo. Quindi porca di quella porca, i due dei giochi che mi hanno fatto più bestemmiare nella mia vita li hanno uniti. E porca di quella porca. Il problema è che adesso non ho più il tempo rallentato, quindi porca boia. No, io speravo di aver finito Cluster Track. A voi manca un episodio, in realtà non è mai andato in onda perché sono praticamente 6 minuti di video, erano pochissimi i miei livelli. Vediamo se magari lo rilascio assieme a questo, giusto per concluderlo finché non esce una nuova avversione. E madonna, faccio già schifo al primo livello, ma veramente. In compenso il nostro protagonista qua fa i salti considerevolmente più lunghi di prima. Super Track, Super Track. Vabbè, siete malati nel cervello. Io li adoro sti programmatori. Tra 2 secondi li odierò però, I livelli dovrebbero essere simili a quelli del primo Cluster Track, ma giustamente avrebbero fatto delle considerevoli variazioni. Aiuto, madonna, mi cago. Scusate, c'ho un pezzo di roccia in faccia, me la cavate, grazie. Buongiorno obiettivo. Ok, questo era facilino. Che mi domando se ci siano più livelli del Super Hot. Super Hot, porco cane, il Cluster Track originale. Siamo di nuovo su quelli che si muovono. Aiuto. Madonna, è più complicato. Secondo me è più complicato. No, perché ho saltato? Non c'era bisogno di saltare. Piano. Madonna, sì, è più complicato. Perché veramente prima vi avevo abituato al tempo rallentato, che se c'erano problemi, nessun problema, premevate il tasto sinistro e avevate il tempo di rimediare l'errore. Adesso non ho più tempo. Sicuramente i livelli anche li avranno resi considerevolmente più difficili di prima. Me la sento perché giustamente con queste nuove dinamiche i programmatori avranno avuto un aumento di bastardaggine considerevole. Oh mio Dio, ma chi è che fonde due dei giochi più bastardi mai creati dall'uomo? Cazzo, mettetemi anche lo zombie di Ben and Dead e abbiamo... No, devo stare zitto che è meglio. Non diamo suggerimenti ai programmatori sadici. Aiuto, addio. Il bello di questi giochi è che tirano fuori la parte più mascolina di me, quella che urla un po' in modalità checca isterica. Aiuto. No. Ha appena detto. Perché? Sono stronzi come i camionisti dell'altro gioco, sterzano quando mi vedono arrivare. L'ha visto? Si sono chiaramente aperti quando mi hanno visto arrivare. O che c'è il protagonista che c'ha la puzza sotto le ascelle. Giustamente il poverino mi salta avanti e indietro tutto il giorno. Mi suda. Un po' di comprensione, avanti. Cazzo. Ma porco. Wow, che salto non mi ha fatto. E poi mi salti corto, ma sarai stronzo però. Cosa ho fatto? E poi me la sono andata a sputtanare. Ma porca di quella troia. Ma ad ogni volta che faccio sto gioco finisco con la gola distrutta. Non è possibile. E i testicoli frantumati. Madonna santo. Wow. Eh sì, ma perché mi fai i mega salti poi? Madonna, ti do io i mega calci in culo. Già camion che esplodono e bestemmie che partono. Capite che avete fallito parecchie volte il livello quando il gioco comincia a dirti: no, ciccio, ascolta, premi quel tasto lì per saltare la mappa. Grazie, la mia autostima non ne risente minimamente. Piano. Guarda, lo fai apposta a spostarti, è chiaro ormai. Ma dai! Ma sei uno stronzo, sei un grandissimo stronzo. No! Ma vabbè, i camion che si aprono tipo se passasse Mosè, ma dai! Oh, non vi incasinate che poi io casco dopo come un povero cretino! Che salvataggio non ho fatto! Dai che ci muoio adesso come un cretino! Ho finalmente l'obiettivo! Aspetta che cammino sul camion, sperando non si cappotti, e salto finale! Cioè, ho rifatto sto livello 40 volte! Ok, questo lo rifarò 70. Via! Perché devono... hanno rimesso quelli che ti spappo... sì, ciao! Michael Bay, sei arrivato tu? Porco cane, io ho portato le bestemmie, tu porti le esplosioni? No, piano, l'ansia da Super Hot mi sta venendo. Ok, no! Ti odio da morire! Quando ti esplode un camion sotto i piedi, capisci che ho cominciato la giornata in maniera proprio brutta. Ma sei stronzo! L'altra volta non li faceva esplodere così, questo è più bastardo!
Ok, piano, madonna. Ok, sto su questo camion, non me lo tocca nessuno. Vai. Ok, perfetto. Ok, fatta. Ah, se non si capota l'ultimo, il deficiente. Via! Super truck. Si è passati di nuovo al livello 13. Qua è di nuovo che comincia a saltarmi mille livelli più avanti. Ok. Ma qua non mi aspetto troppe bestemmie. Ora che l'ho detto, cos'è quella roba che vola? Oh mio Dio, non c'è più la strada! Non c'era più la strada, che cazzo è successo? Mi sono preso un cago brutto. Perché ci sono camion anche... Oh, devo saltare sui camion sopra? Oh mio Dio! Ah, che cacchio! No, adesso sono veramente confuso. Che cacchio devo avere dalla mia vita? Ah, questo ti spinge verso l'alto, ho capito. Oh, cacchio! Oh, come ci arrivo io lassù? Aspetta, non ci ho capito una mazza. Cioè, fatemi capire, quando il camion vola, le bestemmie anche... Ciao, come ci arrivo lassù io? Allora, cerchiamo di fare un attimino i pazienti. Ora, il camion comincia a svolacchiare un attimino. E piano. Ok, ce l'ho fatta. No, non ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta. Come cazzo ho appena fatto sta parte? Oh mio Dio, non so come ho fatto. Ah, livello 21. Perché l'obiettivo laggiù? Ma, e io, come ci arrivo? E vabbè, a bestemmie ci arrivo. Ok. Madò. Sì, ciao. L'ho mancato di 8021 chilometri. Ok, almeno adesso sappiamo che ci sono i camion laggiù che non li avevo chiaramente visti. Ok, oh madonna. Piano. Michael Bay 2, la vendemmia. Ok, piano. Madonna, ti dà una spinta troppo forte. Cazzo, mi manca tantissimo il tempo rallentato. Devo dire che veramente era un'abilità utile. Quella delle bestemmie invece è rimasta, eh. Temo purtroppo che dopo questi ci sarà un altro salto, me lo sento. Sì, vabbè, ma come puoi farla? Arrivi sparato 8022 chilometri. Dai, piana, via. Ora li salto così. Dimmi te, è domenica sera, avevo appena finito di registrare Ark. Pensavo, dai, una partita tranquilla. Manco per il cazzo. Lo prendo, sì, nel culo lo prendo. Vai, sei mio, ma no. Ma l'ho mancato, ma che cacchio. Non mi sfuggi, invece sì. Vai, sì, no. Mi sei scivolato, pezzo di merda. Devo dire che questo gioco mi fa dire un sacco di parolacce. Bestemmie no, ma le parolacce sono tante. Preso, ma dai, ma ho spinto giù, ma porca. Dai. Tipo se facciamo il salto alla cazzo così. Si chiama salto alla cazzo non a caso, eh. Dai che ce la facciamo. Ed ecco il classico messaggio di premi sto cazzo per saltare la mappa. Questo vi fa capire. Aspetta un attimo, e se saltiamo così? No, direi di no. Ma possibile che io faccio così schifo a sti giochi? A parte che è altamente statisticamente improbabile, bisogna dirlo. Facciamoci furbi, sto sul camion dietro, facciamo andare un po' avanti in tempo. Così i camion laggiù sono un po' più avanti quando arrivo io. Non è per niente stata una buona idea, direi. No, proprio no. Scommetto che in realtà la soluzione di questa mappa è veramente semplice, ma sono io talmente tanto coglione che a quanto pare non la trovo. Dai, c'è troppa inerzia. Aspetta, però se tu mi arrivi più vicino, non chiedo tanto nella vita. Ce l'ho fatta saltare. No, non ci credo, quello su cui sono saltato è esploso. No, non ci credo proprio. La prima volta che piglio un camion, che non me la piglio in quel posto soprattutto. Però poi piglio il pino l'ho preso molto bene, eh. Preso. Ok, non mi muovo di qui. Non t'andare a implatanare che mi incazzo. Andiamo su quest'altro. Mio, non mi muovo di qui. Quanto è vero iddio. Oh, ok, beh, un saltino lo faccio. Madonna. Troppo tempo. Super bestemmia, no? Porca puttana, super track. Oh mio Dio, adesso pure i cosi che si distruggono, ma veramente? Ok, piano che c'ho l'ansia. E le bestemmie, tante bestemmie. Ok, vediamo di stare su quelli davanti. E dovremmo essere praticamente a posto veloce. Che quello è vicino. No. Oh mio Dio, tu sei quello che bisogna saltare sul camion sotto. Sì, che culo. Quanto non mi era mancato sto livello, sarò sincero. Dai. Dove sono i ca... Mion. Ma porca di quella porca. No,
non vi incasinate, non vi incasinate, non vi incasinate che vi incasino io la faccia, calci in culo! Cioè, che non so come sia effettivamente possibile, ma vabbè. Ok, vediamo di non mancarlo anche stavolta, visto che c'ho il tempo rallentato e la bestemmia accelerata. Guarda dov'era il camion! Guarda dov'erano! Erano a sinistra, bastardi! Ogni volta che arrivo sono in una direzione differente, i bastardi. Maledetti! Dove sono stavolta? Ma stavolta i camion sono arrivati prima! Ok, aspetta, se ricordo bene adesso ci sono i camion che arrivano dalla direzione opposta. Oh mio Dio, non lo finirò mai sto livello. Dove sono i camion? Oh, eccoli là sotto. Ok, piano. Ok, l'ho preso! Minchia, mi è esploso anche un camion in faccia. Oh mio Dio, no. Oh mio Dio, ci sono anche questi. Non mi buttate fuori strada. Non mi buttare fuori... Oh mio Dio. Oh, che faccio? Che faccio? Che faccio? Mi butto su questo, magari? Ok, è stata una buona idea, direi. Oh, eccoli, camion in direzione opposta. Siamo troppo in anticipo. Siamo troppo in anticipo. Cacchio! Sì! L'ho preso! Oh mio Dio, ci sono ancora i cosi che si distruggono. No. Male, molto male. Ok, ce la stiamo facendo. Piano. Cazzo no. Cazzo. Col cacchio che mi fotti all'ultimo. Sì! Oh madonna, per un secondo credevo di non farcela. Oh madonna, il mio povero cuore. Oh, ma siamo già qua dei martelli. Quanta gioia nel mio corpo. Vuol dire che abbiamo saltato i laser? Dimmi che abbiamo saltato i laser. Oh cazzo, però i martelli ce li pigliamo tutti. E dove sono i camion, gioco, scusa? Ok, piano. Piano, ho detto. Sì, porco cane, mi mancano sempre i camion quando arrivo. Ok, facciamo io le persone pazienti stavolta. Ok, no. E subito camionisti che volano dappertutto. Ok, buoni, placatevi. Ci sono abbastanza strade per tutti, non rompete. Guardalo che deve rompere i coglioni. Piano, mi salti. No. Non potrei che eravamo a un metro dalla fine. No, veramente, il lavoro del camionista deve essere uno di quelli col maggior tasso di mortalità. È più sicuro andare a disinnescare mine quando sei cieco. No, cazzo, no. Ok, mi sono salvato all'ultimo. Ok. Oh, ma dai, ce ne sono veramente ancora. Piano. Oh, quasi mi pigliavo un camion sulle gengive. Au! E poi me lo sono preso dopo. No. Ma dai. No, davvero... Questo gioco riduce la mia già ridotta mascolinità del 70% ogni volta che ci gioco, eh. Io, la gente che mi starà ascoltando in questo momento nella vita vera già non ha una... No, tu sei stronzo, stavo parlando, mi è spostato il camion. Ma un po' di rispetto per chi fa lo youtuber da una vita. Piano. No. Io salto. Piano. No, non parto. Oh, è partito adesso. Porco cane, no. Lui ci passa attraverso? Bene, credo. Ok, no! Credevo di poter fare il furbacchione io. Ok, va tutto bene, non devi aver paura. È la normale vita di un camionista. Se lo fa un camionista lo puoi fare tu. No, non mi spingete. Ok, dobbiamo saltare su questo. No, ma ti sei spostato a sinistra, ma sei una merda. Camion dovunque, ma le pare il caso di parcheggiare così. Oh, ma porca. Ok, ce la possiamo fare. Abbi fiducia nella tua fortuna. Pressoché inesistente, no, tutti qua adesso che c'è la mucchiata dei camionisti. Quasi quasi mi conviene saltare di sto passo. No, dai che ce la facciamo. Senti, salto sul camion e salto io direttamente. Tanti saluti, non è che sto qua a aspettare i camionisti io. Oh madonna, Super Truck è ancora più bastardo, non l'avrei mai detto. Ci sono ancora livelli? No, come dissi una volta, ma manco per sto cazzo! Madò, cioè, non si può unire due titoli così fetenti e sperare che uno non bestemmi ogni due secondi. E pensare che io volevo passare una domenica sera di relax. E invece mi ritrovo con la gola infiammata dalle urla e i testicoli ingrossati dai 35 minuti di sofferenza a cui mi sono sottoposto. Ma quando è che sono diventato così masochista? Come sempre vi ringrazio per aver visto questo episodio e spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. Se possibile mettete un mi piace e condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. Se siete nuovi iscrivetevi per non perdervi la prossima puntata. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!